Nessuna crisi politica è quanto dichiarato dal presidente della regione Nello Musumeci, che in un incontro con la stampa questa mattina ha affrontato numerosi temi caldi, tra cui i tetti degli stipendi all'asta e dimissioni dell'assessore Figuccia. La città di Vittoria è stata ammessa al finanziamento di 17 milioni di euro per il progetto Agenda Urbana, che permette alle amministrazioni di digitalizzare i servizi al fine di un risparmio energetico e altre agevolazioni rivolte ai cittadini. La fine dell'anno è tempo di bilanci anche per la triplice sindacale CGIL, CISL e UIL. Sanzaro, Scifo, Bandiera hanno tracciato un bilancio dell'attività svolta, ma hanno anche parlato di prospettive future e sfide a cui devono far fronte le organizzazioni. Il talento ragusano Lorenzo Licitra è tornato nella sua città natale, dove il programma di trascorrere le feste riposandosi in famiglia. Si tratta però solo di una breve vacanza per il vincitore di X Factor, che sta già lavorando al suo tour. Buon pomeriggio e bentrovati al nostro consueto appuntamento con l'informazione di MTG. Abbiamo avviato con il governo Gentiloni un rapporto di reciproca collaborazione da parte dei ministri, abbiamo visto una grande apertura, lo ha detto il presidente della regione siciliana Nello Musumeci, incontrando la stampa questa mattina a Palermo per i tradizionali auguri di fine anno. Musumeci ha parlato anche delle dimissioni di Vincenzo Figuccia e sui tetti degli stipendi all'ARS. Buone notizie poi per i lavoratori antincendio e per i disabili gravissimi. Sentiamo i dettagli in questo servizio. In una situazione di grave crisi economica, gli stipendi già dignitosi non devono essere aumentati. Così il presidente della regione siciliana, Nello Musumeci, ha risposto ad una domanda dei cronisti sulle polemiche per la scelta del presidente dell'ARS Gianfranco Miccichè di non prorogare il tetto di 240.000 euro per i dirigenti del Parlamento siciliano in scadenza a fine anno. Non c'è nessuna crisi politica, ha aggiunto il governatore all'indomani delle dimissioni dell'assessore regionale all'energia Vincenzo Figuccia, rassegnate dopo gli attacchi ricevuti per aver fortemente criticato le affermazioni di Miccichè sui tetti degli stipendi all'ARS. L'assessore Figuccia ha deciso, con una lettera densa di umanità, di lasciare il ruolo di assessore. Questo dispiace a tutti noi e dobbiamo rispettare questa scelta. Naturalmente non c'è nessuna crisi politica, perché il partito di appartenenza ha riconfermato fiducia alla maggioranza, quindi se vogliamo cercare un titolo lo avete già trovato, però dietro il titolo, se mi consentite, c'è il vuoto. Poi quando cosa succede, questo è un problema che riguarda me, e quindi intanto ho avvocato a me la delega, vi farò sapere quando sarà sostituito e con chi sarà sostituito. C'è una maggioranza solida che ieri ha tradotto l'essenza numerica in essenza politica. Noi che rappresentiamo le istituzioni dobbiamo avere grande senso di responsabilità in un momento di grande difficoltà economica, ha detto così il presidente Nello Musumeci in merito alle affermazioni del presidente dell'ARS Gianfranco Miccichè. In un momento di grave difficoltà economica, io credo che gli stipendi già dignitosi non debbano essere aumentati. Stiamo lavorando per determinare la rotazione dei dirigenti, abbiamo già predisposto un prospetto sostanzialmente definitivo, cosa che faremo ai primi di gennaio, nessuna penalizzazione naturalmente. Il governatore ha poi parlato dei lavoratori dell'antincendio che non dovranno più aspettare che passi il bilancio definitivo. Abbiamo già assicurato le risorse perché i lavoratori dell'antincendio possano andare nelle campagne, nei boschi e realizzare i viali a partire dalla primavera, dal mese di marzo. L'erogazione delle risorse per i disabili gravissimi non sarà interrotta nel 2018. Ecco perché alcune polemiche mi sembrano prive di fondamento, ha detto Nello Musumeci. Sui disabili gravissimi abbiamo già dato un'indicazione precisa, abbiamo fatto quello che ci chiedevano. Forse c'è un difetto di comunicazione, nei prossimi giorni li incontreremo. Ci hanno chiesto di avere direttamente le risorse e così abbiamo fatto. Questo non significa ovviamente mettere fuori legge le cooperative e gli enti che si occupano di terzo settore.
Così il presidente della regione, Nello Musumeci, questa mattina rispondendo a distanza al comitato Siamo Handicappati, No Cretini, che in un post su Facebook lamentava lo stop agli assegni di cura. Dateci 2 anni di tempo. Io vi assicuro che assieme ai colleghi della Giunta entro 2 anni vi consegneremo sul piano organizzativo e sul piano del fatturato, quindi della produzione, una regione diversa rispetto a quella che siete stati abituati a conoscere. Intanto il presidente Nello Musumeci ha convocato per domani la giunta regionale, chiamata ad esaminare l'esercizio provvisorio. Ho sempre risposto in modo autentico alla mia vocazione, per questo non potevo portare avanti un mandato che mi teneva stretto nella morsa di una gabbia d'oro fatta di formalità e ipocrisie. A dirlo è Vincenzo Figuccia, l'assessore regionale ai rifiuti della Sicilia, che ieri ha rassegnato le proprie dimissioni e che aggiunge: mi ero illuso della possibilità che questo governo rappresentasse un'alternativa alla mala politica del passato, della quale tutti noi sinora portiamo le stimmate, e invece nessuna garanzia per quelle centinaia di migliaia di siciliani che arrancano per arrivare a fine mese. E l'ARS ha eletto ieri sera i presidenti delle commissioni parlamentari. Dopo la via libera alla composizione degli organismi votata dall'Aula, le commissioni si sono insediate e hanno scelto i loro presidenti. L'azzurro Stefano Pellegrino andrà a guidare la commissione affari istituzionali, mentre Riccardo Savone è il nuovo presidente della commissione bilancio. Orazio Ragusa di Forza Italia è il nuovo presidente della commissione attività produttive, mentre Giusy Savarino di Diventerà Bellissima guiderà la commissione ambiente e territorio. Luca San Martino del PD è stato invece il primo presidente eletto, guiderà la commissione cultura, una scelta che conferma l'asse tra i Democratici e Forza Italia. Margherita La Rocca Ruvolo dell'UDC è il neo presidente della commissione salute. E adesso ci spostiamo a Vittoria, perché la città è stata ammessa al finanziamento di 17 milioni di euro della Comunità Europea per l'Agenda Urbana, un progetto che permette alle amministrazioni di digitalizzare i servizi, di ottenere il massimo risparmio energetico negli edifici scolastici e altre agevolazioni rivolte ai cittadini. Oggi la presentazione in conferenza stampa. Sentiamo i dettagli da Viviana Sammito. Una strategia di sviluppo urbano sostenibile per garantire risparmi e maggiori servizi. 17 milioni di euro sono stati erogati per il Comune di Vittoria nell'ambito dell'attuazione del programma operativo regionale FERS 2014-2020. Il bacino Gela e Vittoria godrà di una riserva finanziaria di circa 36 milioni di euro spalmata su 4 obiettivi tematici: agenda digitale, energia sostenibile, qualità della vita, cambiamento climatico, prevenzione e gestione dei rischi e infine inclusione sociale. La coerenza esterna, la coerenza interna, l'efficacia, le sostenibilità della proposta sono risultati ampiamente soddisfacenti, si legge nella nota inviata ai due comuni dal dirigente generale della Commissione Interdipartimentale della Presidenza della Regione Siciliana, Vincenzo Falgares. Considerati i contenuti del documento, la metodologia adottata e la chiarezza nell'espressione della logica di intervento. Una misura europea importantissima, perché solo per la città di Vittoria sono previsti finanziamenti per 17 milioni di euro, quindi diciamo un cospicuo finanziamento. Siamo felici perché in questo raggruppamento insieme a Gela siamo stati gli unici insieme a Messina a essere fino ad oggi finanziati, quindi un lavoro eccezionale anche della direzione programmazione comunitaria con il dottor Basile e con tutti i dipendenti. E saranno finanziamenti che ci aiuteranno sia per la digitalizzazione della pubblica amministrazione, quindi dei servizi, ma sia per quanto riguarda anche l'efficientamento energetico degli edifici pubblici e quindi anche delle scuole, e sia per quanto riguarda interventi strutturali e di riqualificazione a basso impatto ambientale e comunque ristrutturazione anche del verde. E poi quasi 7 milioni sono previsti per la riqualificazione sociale, quindi funzionalizzazione sociale di alcuni edifici, ma soprattutto in obiettivi di inclusione anche della povertà, quindi ci sarà un aiuto importante per i cittadini più bisognosi. In cantiere per Vittoria ci sono 9 progetti anche per valorizzare Scoglitti. Il 19 dicembre abbiamo approvato il progetto definitivo del raddoppio del lungomare, quindi anche questo, sotto questo punto di vista, nel 2018 partiremo con la gara d'appalto, quindi sono dei grandi risultati. Noi siamo convinti che entro la fine del mandato riusciremo a realizzare opere pubbliche importanti e a cambiare anche il volto della città.
E dopo la definizione del rimpasto a Palazzo Jacona Vittoria nasce il gruppo consigliare di Forza Italia, che sarà formato dai consiglieri di Sviluppo Ebreo e da una parte dai consiglieri di Riavvia Vittoria. Si tratta di Biagio Pelligra, che sarà il capogruppo, Gaetano Motta, Rosa Maria Mazzone, Daniela Pino, vicepresidente del Consiglio Comunale, e Daniele Barrano, che proprio ieri è stato nominato assessore. Inizia una nuova stagione politica, dice l'assessore Andrea La Rosa, vice sindaco e riferimento di Forza Italia in giunta assieme a Barrano. Ed era necessario, continua, che anche la geografia politica del civico consesso potesse assumere una nuova identità. E continuiamo adesso sulla pagina della politica, perché la neodeputata all'ARS del Movimento 5 Stelle, Stefania Campo, è intervenuta sul destino della fornace Penna. La Campo dichiara: una cattedrale laica che non deve crollare, la fornace passi alla regione. Questo è l'appello della parlamentare, che ha spiegato inoltre di aver sentito il sovrintendente dei beni culturali di Ragusa e di aver individuato possibili strade che potrebbero portare la piena proprietà della fornace in capo alla regione siciliana. A breve ne parlerò con l'assessore regionale Vittorio Sgarbi, ha assicurato Stefania Campo, che solleva anche alcuni dubbi, come ad esempio che ne è stata dell'indagine contro i proprietari per i reati di danneggiamento al patrimonio archeologico, storico, artistico, nazionale, e di omissione di lavori in edificio, costruzioni che minacciavano la rovina. Lo chiederà a gran voce, conclude la Campo, nelle sedi opportune. E pubblico servizio di distribuzione del gas a Modica, chiusura dell'ufficio di reazione con gli utenti, situazione debitoria del comune verso la società concessionaria, ancora la mancata iscrizione in bilancio dei costi del gas di riscaldamento degli uffici comunali e degli edifici scolastici. E quanto chiede in una nota la consigliera del PD a Modica, Ivana Castello. La Castello ha presentato un'interrogazione al Consiglio Comunale e chiede chiarimenti sul servizio del gas e dei rapporti anche di natura finanziaria tra l'ente e la società che si occupa del servizio. L'esponente della minoranza ha evidenziato la mancata iscrizione dei debiti in bilancio, inoltre chiede con quali fondi sarà pagata la transazione e altresì se il sindaco Abbate intenderà riaprire l'ufficio. E bilancio di fine anno per la triplice sindacale. Sanzaro, Scifo e Bandiera hanno tracciato un bilancio dell'attività svolta, ma hanno parlato anche di prospettive future. Ce ne parla Marco Scavino. Un bilancio certamente non positivo, quello tracciato oggi dalla triplice sindacale in via Cairoli a Ragusa. Nella sede della CGIL i segretari di quest'ultima, di CISL e di UIL, hanno incontrato la stampa per comunicare i dati dell'attività 2017. Occhi puntati sull'edilizia, sulle infrastrutture e sul settore agroalimentare. Non sono mancati riferimenti al turismo e alla sanità. Il turismo è in crescita, ma sotto alcuni aspetti resta un volano inespresso. Riguardo al lavoro si è parlato delle prospettive per i giovani, una categoria molto complessa in riferimento all'inserimento, in quanto o hanno difficoltà a trovare un posto di lavoro o, dall'altra parte, vivono una realtà lavorativa precaria e poco soddisfacente in riferimento alle prospettive future. In riferimento alle vertenze sono state ricordate Versalis e l'autostrada Siracusa-Gela, due esempi di mondi diversi ma molto simili perché patiscono una realtà difficile. È da questa realtà non particolarmente brillante che si deve ripartire con le battaglie per la conquista dei diritti e per riportare la dignità che solo il lavoro può dare, è stato sottolineato dai tre segretari. Durante i lavori moderati dal giornalista Marco Sammito, Pippo Scifo della CGIL, Giorgio Bandiera della UIL, Paolo Sanzaro della CISL hanno fatto il punto dell'attività svolta, ma soprattutto hanno lasciato un messaggio per il futuro. C'è qualche segnale di ripresa, molto poco, molto tenue questo segnale. Io credo che è necessario che noi, a cominciare da noi, a cominciare dall'organizzazione sindacale, questo segnale lo rafforzino pungolando la politica, le imprese, ma soprattutto la politica che faccia il proprio dovere, perché fino ad oggi, oltre a promesse e rivoluzioni, poi come dire, andando a finire male, non abbiamo visto. Ci auguriamo che il 2018 sia un anno veramente l'anno della svolta e quindi fare in modo che questo territorio, il territorio ragusano, abbia quelle opportunità che tante altre realtà
del centro-nord hanno. Molti nodi non sono stati ancora svolti, soprattutto sul versante dell'autostrada Rosolini-Modica. Ci sono anche iniziative che coinvolgono, impegnano il sindacato unitario per quanto riguarda ad esempio la prospettiva di infrastrutturare anche alcuni comparti, in particolar modo il comparto agricolo, che necessita appunto soprattutto di una infrastrutturazione immateriale. E il Comitato Direttivo Provinciale della CGIL ha approvato ieri sera all'unanimità il bilancio di previsione per l'anno 2018 della CGIL. Alla relazione dell'amministratore Peppe Roccuzzo, che ha illustrato i vari capitoli del bilancio, è seguita quella del responsabile dell'organizzazione Franco Renna, che ha toccato i punti di forza ma anche di debolezza legati al documento finanziario contabile, motivati dalle difficoltà di questa fase congiunturale che da anni colpisce il mondo del lavoro. I lavoratori. Il segretario generale De Peppe Scifo poi è intervenuto con una sua relazione sulla situazione politica sindacale, facendo riferimento alle nuove sfide che la CGIL di Ragusa deve affrontare attraverso un nuovo modello organizzativo che va oltre l'erogazione dei servizi. E saranno celebrati oggi pomeriggio i funerali del quarantenne ragusano Salvatore Agosta, morto il 26 dicembre scorso dopo aver impattato al chilometro 7 della strada provinciale 60 Ragusa-Santa Croce-Camerina contro un trattore mentre era a bordo della sua moto di grossa cilindrata. La celebrazione delle esequie è alle 15 nella chiesa della parrocchia del Sacro Cuore di Gesù a Ragusa. Il giovane appassionato di moto e barche ha perso il controllo del mezzo ed è scivolato finendo direttamente sotto il mezzo agricolo, per caso ancora da accertare. E continuiamo con la cronaca. Botti illegali venduti in strada, i carabinieri della compagnia di Modica hanno denunciato un pozzallese di 35 anni per commercio abusivo di materie esplodenti, omessa denuncia di materiale esplodenti per la detenzione e messa in vendita. I militari hanno sequestrato 30 kg di fuochi pirotecnici, l'uomo è stato trovato in possesso di botti di genere vietato, tubi di lancio da oltre 10 cm e massa attiva di oltre 5 kg di polvere pirica. Per alcune delle batterie messe in vendita sarebbero stati necessari il porto d'armi e la denuncia all'autorità di pubblica sicurezza. La merce sequestrata supera i 30 kg complessivi di peso e immessa sul mercato avrebbe fruttato oltre 2.000 euro di guadagni. Oltre 2.000 prodotti contraffatti sono stati sequestrati dai militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catania nell'ambito di servizi a contrasto della contraffazione ai marchi. Si tratta di giocattoli trovati in un negozio di Mister Bianco, contraffatti per l'utilizzo di loghi, nomi e disegni di noti brand. I prodotti destinati ai giovani acquirenti erano privi di e carenti di contenuti informativi minimi previsti dal Codice del Consumo per la loro regolare commercializzazione nel territorio dell'Unione Europea. L'operazione ha portato alla denuncia di un imprenditore cinese. E restiamo a Catania perché la polizia di frontiera ha arrestato all'aeroporto di Catania in partenza per Bucarest un 54enne sul quale pendeva un mandato di arresto europeo emesso dalle autorità francesi per truffa e falsificazione di documenti contabili. Il latitante sperava di poter riuscire a superare indenne i controlli, ma gli agenti, insospettiti anche dal suo atteggiamento, sono riusciti a identificarlo. L'uomo, già noto alle cronache per essere stato amministratore delegato di alcune compagnie aeree, ha ricoperto incarichi al vertice in grosse holding finanziarie. E adesso cambiamo argomento e chiudiamo la pagina della cronaca perché è stata inaugurata a Chiaramonte Gulfi, precisamente a Palazzo Montesano, Storie di Legno, una mostra permanente delle opere donate dall'archigiano ebanista Iano Catania Chiaramontano. Presente tra gli altri il primo cittadino Sebastiano Gurrieri, che ha sottolineato il valore di queste opere di pregio per il comune montano. Sentiamo. Dal banco da lavoro riprodotto negli spazi espositivi della mostra permanente Storie di Legno si diramano tanti fili rossi, collegati a ogni singola opera donata dall'artigiano ebanista Iano Catania. Sono un centinaio le opere dislocate nei tre ambienti di Palazzo Montesano a Chiaramonte Gulfi che ospitano la mostra allestita dai figli di Iano Catania, Salvatore e Raffaele. Il museo è stato praticamente, ho creato un percorso. E l'idea era quello di inizialmente far capire cos'è mio padre,
ma non tanto per i chiaramontani, perché alla fine qui lo conoscono tutti, è un piccolo centro, ci conosciamo tutti, è comunicare a chi arriva da fuori chi è lui come personalità, cosa ha fatto, perché da sempre ha lavorato, il suo scopo unico nella vita è stato lavorare, produrre e creare questi manufatti. Quindi il percorso è stato concepito così, ci sono delle storie, il museo si chiama Storie di Legno perché a lui piace interloquire, spiegare tutte le cose che ha fatto. E quindi ogni pezzo, non tutti i pezzi, dei pezzi simbolici, hanno una storia che desta curiosità e fa capire in quel momento lui cosa ha fatto, cosa provava realizzando quel pezzo. L'inaugurazione della mostra è stata preceduta dalla presentazione in sala Sciascia, che ha visto gli interventi del sindaco di Chiaramonte Gulfi, Sebastiano Gurrieri, del professore Giuseppe Cultrera e del professore Giuseppe Flaccavento, che hanno tracciato la figura dell'artista, la genesi del progetto e il messaggio che lo stesso Iano Catania ha voluto lasciare ai giovani, donando a tutta la città i lavori che custodiva in casa e in laboratorio, insieme agli attrezzi del mestiere. Molti simboli religiosi, questi pezzi raccontano la storia di 70 anni di lavoro iniziato all'età di 15 anni. E ogni pezzo è una piccola storia. Ci sono stati dei momenti di scoraggiamento e poi l'ho preso di petto, bisogna completarlo e non pensavo di poterlo completare. È un avvenimento straordinario per la città, perché questo museo sicuramente avrà tanti visitatori. È un artigiano illustre, perché Iano Catania ha lavorato tanti anni e ha conosciuto migliaia di persone, e quindi per Chiaramonte era un obbligo quello di destinare una sede per questo museo che sicuramente farà la storia di questa città. Ci fermiamo adesso per una breve pausa pubblicitaria, ma MTG torna tra poco. Bentrovati in studio, torniamo a parlare del talento ragusano, vincitore di X Factor Lorenzo Licitra, che ha trascorso il Natale in casa con la sua famiglia, ma non manca il lavoro. Licitra infatti sta lavorando già al suo tour. Sentiamo. Natale in casa Licitra è stato all'insegna del lavoro per Lorenzo. È stato papà Franco che oggi abbiamo raggiunto sul posto di lavoro in una farmacia di Corso Italia a Ragusa a raccontare di un Natale in cui Lorenzo si è potuto riposare, ma ha anche, insieme al suo manager, lavorato per il tour. Non è escluso che Lorenzo possa essere coinvolto in qualcosa di grande per il 31 di dicembre, però il padre non si sbilancia, anche se conferma che l'evento in questione non sarà in Sicilia. Ha trascorso il Natale a casa ed è ancora qui con noi, sta lavorando, sta preparando un po' quello che è il programma del 2018 assieme al suo manager, e quindi penso che a breve ci saranno anche le prime tappe del tour. Si vocifera che il tour dovrebbe iniziare a gennaio, ce lo conferma? Se sì, le tappe, se ce ne può anticipare qualcuna, e allo stesso tempo se c'è una tappa su Ragusa? No, allora partiamo dall'ultima, su Ragusa non lo so, non sappiamo quali sono le date tutte, e penso che poi sarà Sony assieme al manager che si occuperà del tour a decidere quali sono. So che sono tante e che stanno arrivando tante proposte da valutare, quindi da vagliare, per cui non lo sappiamo. Poi se si parte a gennaio non lo so nemmeno. So solo che sicuramente ci sarà qualcosa anche per il 31. C'è una proposta per il Capodanno 2018 e quindi a breve, penso tra oggi e domani, lo sapremo. Capodanno 2018 dobbiamo aspettarcelo qua nell'isola o fuori? No, fuori. La cosa che è più bella, che fa piacere è vedersi, come dire, vedersi un po' travolti da quello che è il discorso di questo affetto da parte di tanti amici, di tante persone conoscenti che ti ringraziano e che ti fanno i complimenti. Questo vuol dire che sicuramente il messaggio del bel canto, della musica è passato, quindi l'emozione che Lorenzo è riuscito a dare attraverso le sue esibizioni è un momento molto particolare sia per noi che per lui. Sicuramente è cambiato qualcosa per quanto riguarda il suo percorso, il resto lo stiamo vivendo con una certa normalità, come è giusto che lo sia. La prima cosa che le ha detto Lorenzo dopo che è stato proclamato? Non ci credeva,
e non ci credeva e ci siamo semplicemente abbracciati. Io penso che c'è stato un abbraccio molto forte, e assieme, tutto assieme, perché poi siamo stati anche noi travolti da questo impeto degli amici, dei fan che erano con noi, e quindi abbiamo condiviso questo momento di gioia, di bellezza particolare. E a proposito di festività natalizie, della manifestazione Erice Natale, il Borgo dei Presepi entra adesso nel vivo. E si è già registrato un riscontro positivo da parte dei turisti e visitatori che hanno vissuto il Borgo nei 20 giorni di magia che hanno avvolto Erice in un'atmosfera di festa. Sono oltre 20 i presepi disseminati in vari punti del borgo di Erice a comporre tre itinerari, dalla natività fluo con effetto fluorescente al presepe monumentale meccanico, al presepe più piccolo del mondo, al presepe di zucchero e poi Zampogne dal mondo, la rassegna internazionale di musica e strumenti popolari tenutasi dall'8 al 10 dicembre con oltre 30 zampognari provenienti da diverse parti del mondo. Un bilancio più che positivo per i primi 20 giorni della manifestazione Erice Natale, il Borgo dei Presepi, promossa dal Comune di Erice e dalla Fondazione Erice Arte. I pifferai magici hanno riempito le stradine di Erice con esibizioni itineranti, concerti e workshop. Ovunque musica in filo diffusione, il profumo delle dolci genovesi, della pasta di mandorle, del vino caldo, le offerte gastronomiche delle casette in piazza, il tutto circondato dai mercatini naturali diffusi nel borgo con l'ampia scelta dell'artigianato tradizionale e artistico delle botteghe ericine. La tradizione del Natale si fonde con la contemporaneità, l'arte e la cultura, con un programma fatto di cinema, con la presentazione di Cinema da Mare 2018, con Franco Rina, Educational con Alessandro Reis, direttore della Sicilia Film Commission, Andrea Segre con l'unica presentazione in Sicilia del suo film L'Ordine delle Cose. Due spettacoli all'insegna della sicilianità con Maria Incudine e poi l'ensemble degli Una Vanta Luna con Gaspare Balsamo. Protagonista la musica legata al mistero della natività. Concerti a ingresso gratuito al Teatro Jebel Ahmet, alla Chiesa di San Giuliano, alla Chiesa di San Martino e poi ancora appuntamento con il jazz. Si rivisiterà e valorizzerà la cultura degli standard americani attraverso un'interpretazione tipicamente mediterranea del pianista e compositore marsalese Paolo Passalacqua, che negli anni ha collaborato con musicisti del calibro di Ted Carson, Bianca Morales, Paul Jeffrey, Caroline Beure, Norma Winston, Sheila Jordan, Stefano Dan e con tanti altri. Del trio di cui il pianista e leader fanno parte anche Giuseppe Pipitone al contrabbasso e Giuseppe Santoro alla batteria. E a proposito di musica, il concerto di Natale si è tenuto lo scorso fine settimana al Teatro Garibaldi di Modica dell'Orchestra di Fiati del Liceo Musicale Verda. Vediamo. Concerto di Natale dell'Orchestra Fiati del Liceo Musicale Verga di Modica, diretta dal maestro Mirko Caruso, docente responsabile del progetto Orchestra d'Istituto. Lo scorso fine settimana al Teatro Garibaldi, dedicato a reminiscenze geografiche e congiunzioni letterarie, con la direzione artistica della sezione musica affidata a Giovanni Cultrera. Una formazione musicale di alto profilo, solistica, d'insieme orchestrale, degli studenti del Liceo Musicale Statale Modicano, retto da Alberto Moltisanti, che vantano un numero cospicuo di affermazioni in festival e concorsi nazionali e internazionali. Il concerto si è aperto con A Long and English Countryside, per proseguire con brani dedicati al Natale come Christmas Herald, mentre il finale è stato dedicato al brano tratto dal noto musical di Leonard Bernstein, West Side Story, che rese popolare il dramma di Romeo e Giulietta. All'evento erano presenti il sindaco Ignazio Abate, il sovrintendente del Teatro Garibaldi Tonino Cannate, il dirigente scolastico del Liceo Musicale Giovanni Verga Alberto Moltisanti. Questo progetto che li lega alla Fondazione Teatro Garibaldi, con cui abbiamo un accordo per l'inserimento nella stagione del teatro. E questo rappresenta sicuramente un'ulteriore evoluzione del lavoro dei nostri ragazzi e dei loro splendidi docenti, che li porta sicuramente ancora una volta verso sempre più elevati livelli di eccellenza. Nel corso della serata poi è stato rimarcato l'importanza per l'intera comunità in termini di crescita culturale e l'interesse congiunto all'impegno per la promozione condivisa della crescita di questa compagine musicale. A presentare la serata l'insegnante di musica Loredana Vernuccio.
E lo scultore Sergio Cibali depositerà una sua opera presso l'aeroporto di Comiso Pio La Torre, un dono speciale per il comune di Comiso, donato anche dal Centro di Aggregazione Culturale di Ragusa. Un dono speciale la cui natura non è stata ancora svelata e resterà un mistero fino al giorno in cui sarà ufficialmente depositata e inaugurata alla presenza delle autorità competenti. L'opera sarà scoperta alle ore 18:30 e verrà installata in un'area verde antistante le partenze e gli arrivi dall'aeroporto. E torna subito dopo questa edizione del TG l'appuntamento con la rubrica Adolescenza curata dal responsabile dell'ambulatorio antibullismo dell'ASP di Ragusa, Giuseppe Raffa. Il tema di oggi è giovani depressi e malati, un esercito, colpa delle famiglie. Ed è tutto per questa edizione, grazie per averci scelto, per averci seguito. Vi auguro un buon pomeriggio.